Questo è Foodlogger e come promesso ecco il video in cui mangio le alette di pollo vegane e tanti altri orrori da gustare speciale Stati Uniti. Ragazzi, lasciate tanti mi piace per questo video perché ne vedrete delle belle. Belle, insomma, sicuramente facevano schifo. Questo è Foodlogger e stiamo mangiando cose tipicamente americane. E ragazzi, guardate che mi sono preso un prodotto tipico americano, perché non è che si possono mangiare sempre hamburger e schifezze. E allora ho preso la pizza, la pepperoni pizza, cioè la pizza col salame, che non so perché la chiamano pepperoni. Voi direte: Mike, perché ti prendi la pizza? Perché? In America? Perché, Max? Perché, ragazzi, questo è Foodlogger e si testano le cose estreme. Estreme, però io faccio... guarda quanto sono estremo io. Vabbè, lui, ragazzi, questo fidanzato si arrabbia sempre. Si arrabbia sempre. Ah, c'è un Blink che sta rosicchiando di un qualcosa. L'aletta di pollo fritto. Della lette di pollo fritte con della salsa? Questo è tipo maionese. No. Ok, salsa tipo panna acida. Non ho idea. Ok, fammi vedere. In zuppa una di queste alette. Aspetta, fammi ci fare lo zoom. Oh. Aspetta. Oh, Blink. Oh. Di che sa? Pollo con maionese. Poi che qua ci stanno caraffe di Coca-Cola, come tacos vegetariani per mantenere per mantenere proprio il con i funghi e praticamente una salsa che dire piccante è piccante, diciamo che un calabrese muore ogni volta che si viene. dai forza, dai su, facci vedere, vai. L'hai pucciato all'interno? Oh, attenzione signori, ricordiamo Raiden, un morso bello bello grande, proprio convinto. Però ragazzi, non metà, cioè vegetariano, perché ho di le piante, sta picchiando fuori. Vabbè, buono. Passiamo a mettere. Passiamo alla signora che ha preso l'omelette e mi sa che ha vinto bene. Scusate, io ho preso la cosa migliore. Aspetta. Però l'assaggiamo per capire se è commestibile. L'omelette che è molto breakfast, però. Vediamo. Beh, l'uovo solo ti pigliaste praticamente. Sono anche 12 contadini di uovo comunque. Fritto. È uovo. È unto dal punto giusto. Bella corposa. Come... Vabbè, questo manco c'è più mai, veramente, che schifo. Questa invece è la pizza margherita, secondo loro. Che la pizza margherita è un must in Italia, però negli Stati Uniti. Cioè, guardiamo un attimo, questa, ragazzi, che margherita, se di siete napoletani, scrivetemi sotto nei commenti questa, se è... questa è pizza napoletana. Questa è cazzà. Ma questa è basilico. Basilico? What the fuck? Vabbè. Basilico. Vai. Oh. Beh, no, non direi che questa espressione non è malaccio, non è malvagio? Allora dai, proviamo sta pizza con lo schifo. Vai Giampi, sei pronto? Vai. Adesso assaggerò la mia pizza salamini. Guarda che non è malata. No, infatti è quella che ispira di più secondo me. Sì, ma perché è bella d'aspetto, ma secondo me d'aspetto, quindi aspetta a mangiartela un attimino perché t'ho fatto. Questo è Foodlogger. E ragazzi, questa pizza l'ho presa solo per voi per fare il video, eh. È un morso bello grande, che è questo morsicino? C'ha il tipico gusto della pizza non italiana, cioè che invece essere mozzarella è formaggio, spessa come tipo i giubbotti antiproiettili dei poliziotti, capito? E anche questa sa di occasioni perse, però ragazzi, quando c'è fame è buono tutto. Ovviamente la pizza italiana è un'altra cosa. Siamo stati a Napoli, era il burro, penceri, quindi sai. Possiamo sopravvivere, grazie. Iscrivetevi al mio canale, grazie. Ragazzi, out of nowhere sono usciti dei fagioli neri, dei bean. Out of Raiden. Ok, out of Raiden, che li ha appena cacati, vero? che bello. Sono cazzi tuo però. Ma questo qui è chili, no? Fagioli e chili. Guarda, può essere di tutto, visto che hai detto che sono usciti da... Mamma mia, guardali qua, ragazzi. Guarda che schifo. Oggi magari. Mi riprendi mentre mi provo sto schifo? Aspetta. Posso dire solamente che lo faccio per voi. No, Madonna. No. Che è? Perché? Sanno di sudore. Devo che assaggiare, cazzo. Sanno di sudore, devo raga. Appena l'ho toccato, ho detto. Sa di un odore veramente, tipo di sudato, di persone sudate. Cioè, capito quell'odore pungente? Cioè, è cipolla. Cioè, oh, però, ma è buono, dai. È il fagiolazzo nero. Vediamo l'assaggio. Forte, forte. Posso assaggiare anch'io? Mi ha chiesto il permesso al fidanzato. No, raga, sa di sudore, cioè, davvero. Aspetta, non t'ho ripreso. Veramente? No, è vero di sudore! Sa di sudore! No! Oh, gli è cascata una goccetta di sudore. C'è il vero sudore! È che non siete abituati al cibo. No, è così. È sudore? È così. È cipolla. Ma è sudore, così. Vabbè, dai, allora ragazzi, chi mangia fagioli neri fa puzza sudore. Puzza sudore. Intanto vedi, se n'è andato Blink, ci ha abbandonato. È volato, ha le ali, giustamente. Ha le ali di pollo e quindi è volato. Questo
è Foodlogger. E scusate se sentirete un po' male, però non siamo nella lounge di Ubisoft e siamo pronti per mangiare. In realtà siamo venuti qui un'ora prima solo per scroccare, okay. Però che abbiamo scroccato? Guardate, questa ragazzi è top. Bella. Macaroni cheese, cioè il nostro macaroni con il formaggio. Il buon Raiden ha preso anche un pannocchio. Sì, una pannocchia. Pannocchia alla pannocchia. Alla pannocchia, esatto. Però ci sono anche salsicce, se volete. Ma adesso proveremo. Allora ragazzi, proviamo questo prodotto tipico americano. Com'è? Sai quando la nonna... non te lo spoiler. Allora, sai quando la nonna sbaglia malissimo a fare la pasta? Quando spoiler. E tu dici nonna, ma che cazzo è? Quello, è questo. Esatto, mi ha dato nulla. Non sa di niente, ragazzi. C'ha un retrogusto però pizzicantino, cioè tipo che tu dici ma che è sto schifo. Però cioè sa di depressione. Esatto. Sa di rimpianto, vero? Sa tanto di occasione mancata. È torta al mais. Penso che la torta possa essere fatta in tutti i modi, tranne che al mais, fatti. Questo è Foodlogger e questa è la mia camera e questo è il mio computer e sto lavorando, quindi questa sera niente baldoria, niente corse clandestine in giro per Los Santos, niente acrobazie folli, ma visto che sono a casa devo mangiare, anch'io mi devo nutrire e quindi ho ordinato per la prima volta nella vita il room service, ovvero il servizio in camera. E guardate un po', eccolo qua, questo è quello che mi fa però stasera, c'è della frutta, io boh, vabbè, sta qui sotto, taglia, brucia. Olè! Allora, è tipo un panino con il bacon e il pollo e non so, tanta roba, e patatine. Cioè, in realtà ci sarebbe l'uovo, la maionese, però è tutta roba, insomma, ho pagato tipo $30 tutta sta roba. Assaggiamolo insieme. Questo è Foodlogger, siamo al party in video e ci hanno portato sta roba, ve la faccio vedere bene. So che è tipo... Murri che l'ha assaggiato dice che sia kebab, però io ne dubito. No, anch'io. Siamo morto. C'è qualcosa in messicano. Al mio tre devo un morto. Vai, uno. Uno, due, e tre. Uno è gomma. Senza strana. Sai i bocconcini per cane. Non è male, è proprio umido. È peccato il peccato. Vabbè, sì, tipo come... Sembra tipo che fa. È tipo un... Sembra tipo un tacos, però tipo fatto di pane. E oggi giocheremo, ci sfideremo a bowling. Quindi questa è una bowling challenge. Prendere quel birillo sarà difficile. È crashato. Ragazzi, io non riesco a mangiare questi, sono troppo piccanti. Non si può fare. Guarda come sto mangiando, con l'acqua qui. Visto che non c'è ambra posso puzzare. Ma visto che sono un uomo d'onore, proverò le alette di pollo vegane. Cioè che stiamo a fare? Stiamo in America, ma che stiamo a fare? Allora, vado, Di che sanno? Non hanno odore. Vabbè, io vado, ragazzi, ho paura. Per... Dai! La faccio un po' perplessa. Però se la metto in altri modi, per sicurezza. Ehi, ehi! Piano che poi ti viene un attacco di cuore con tutta questa cola. Raga, sono piccanti come un film porno, calcolate, No, raga, a parte non sanno di niente, sanno solo dei piccanti, di piccantezza. Beh, non c'è il pollo, quindi che cazzo devono sapere? Penso che non tornerò mai, preferisco quelle di pollo normali, okay. Ma che cazzo vi mangiate? Cioè, io rispetto tutti, però ragazzi tornerò a mangiare pollo e non piante. Con le cocaina, gang. Fagioli, borlotti, Oh Mike, non sfaciolare.
ho sbagliato. Ma perché i fagioli sanno tutti desudato? Che schifo! È buono. Che ha un retrogusto però di barbecue. Di piedi sporchi. Sta di cemento per il muro. Esatto. Sa di polvere da sparo e pistole. Comunque la puntata di Food Locker versione Stati Uniti finisce qui. Noi vi diamo un puntente al prossimo video. Ciao a tutti, amici. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Il pollo, ma la bolla, il passero, la passera, ma tutti quanti amano Mike Sciosha.